Ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di prodotti finiti. Finalmente riesco a registrare questo video, lo dico sempre ogni volta che ho la pattumiera da mostrarvi, però cerco di arrivare sempre ad un numero abbastanza succulento di prodotti terminati per potervene parlare e farvi delle mini recensioni. Sentirete come al solito le zampette, quindi ormai questo diventerà, c'è chi mette una musichetta di sottofondo rilassante e a noi è toccato lo zampettio dei cani. Iniziamo subito con due prodotti che non riuscivo a far entrare più nella mia scatola e sono due prodotti skincare. La prima è questa acqua idratante di Jouer. Credo che questo sia il prodotto di questo brand che mi piace di più in assoluto. È versatile, è un prodotto che utilizzo sia per la skincare sia per settare e fissare il trucco, soprattutto quando magari faccio rinfresco il trucco per la sera, un trucco che avevo già la mattina lo rinfresco per la sera per uscire, vaporizzo questo per togliere un po' l'effetto polveroso incipriato del fondotinta in polvere che vado a mettere su, e mi piace tantissimo. Poi d'estate l'ho utilizzata al posto del tonico come rinfrescante più volte durante la giornata per rinfrescarmi, quindi è un prodotto che mi è piaciuto tanto. Un altro prodotto di skincare è questa acqua micellare di Yves Rocher. Questa è della linea Sebo Vegetal, che è la linea adatta a pelli miste grasse, pelli un po' più impure, ed è appunto un'acqua micellare. Si può utilizzare su tutto il viso ad esclusione degli occhi, della zona degli occhi, del contorno occhi, perché un po' può bruciare. Non è la mia preferita. Mi piace tantissimo la linea rosa, l'acqua micellare, quella classica per tutti i tipi di pelli. Questa l'ho trovata alcuni giorni che magari avevo la pelle un po' più sensibile, un po' più delicata, un po' troppo. E non aggressiva, però non così delicata, quindi non è la mia preferita, però il suo lavoro lo fa benissimo, strucca tutto quello che c'è da struccare sul viso. Un tonico sempre di Yves Rocher che ho terminato è questo qui, di un'altra linea azzurra, che è la linea Hydra Vegetal. Io di questa linea amo tutta la skin care, la detersione, il gel detergente mi piace tantissimo, il tonico mi piace, lo scrub per il viso mi piace, è una linea che ha una delle mie detersioni preferite, e questo è appunto il tonico idratante, e io lo utilizzavo la mattina. Sapete che utilizzo l'acqua per lavare il viso la sera, mentre la mattina da ormai tanti mesi non sto più utilizzando l'acqua e vedo dei miglioramenti eccellenti sulla mia pelle, e lo uso appunto per svegliare, tra virgolette, lavare la pelle dopo. Quindi per andare a rimuovere tutti quelli che sono gli eccessi di skincare serale che sono rimasti sulla pelle. Mi piace molto. E poi crema viso di Kiehl's, la Ultra Facial. Questa era una versione gigante, era la 75 ml se non sbaglio, forse di più. No, scusate, la 125 ml, infatti mi sembrava più grande, più del doppio del formato classico da 50 ml, ed è la Ultra Facial, che è la linea idratante, la crema idratante, reidratante di Kiehl's. Questa era la versione uscita in edizione limitata per la campagna Autism Speaks, che era quella campagna appunto che devolveva poi una parte dei proventi per la ricerca contro l'autismo. È una crema che a me piace sempre, quella crema che la mia pelle accetta sempre volentieri. È una semplice idratante, mantiene la pelle idratata durante la giornata, ed è insomma, io la uso veramente, la prima volta che l'ho comprata ero in America nel 2011, cioè vi dico tutto. Ho finito un blush, ma ho già il backup. Ho finito, ovviamente lo saprete già, Lovejoy di MAC, che è il mio mineralized blush preferito. I miei blush preferiti in assoluto, lo sapete, sono di MAC e sono tutti i mineralized. Hanno una durata da mattina a sera, hanno dei colori bellissimi, sono luminosi allo stesso tempo, stupendi. E questo è Lovejoy.
forse il mio preferito. Ne ho un altro che sto utilizzando adesso e a me dura almeno un anno, se non di più, quasi un anno e mezzo, e lo uso tutti i giorni, ne basta pochissimo, sono super pigmentati, adoro. È quel color cannella un po', cioè, ce lo so anche oggi, effetto sano, salute, ma non so. Mi piace come colore su di me. Poi un'acqua micellare, questa è di Garnier ed è sempre una delle mie preferite in assoluto, è l'acqua micellare per pelli sensibili, quella con il tappo rosa. Fanno questo maxi bottiglione, ha un rapporto qualità prezzo ottimo. Questa strucca tutto, strucca benissimo anche il mascara, ovviamente non strucca il trucco waterproof, non strucca dei trucchi occhi molto pesanti, però fino a due passate di mascara con un mascara normale io riesco a struccarle anche con questa qui. E infatti in aeroporto quest'estate avevo acquistato la versione travel, che non ho visto sinceramente nei negozi o comunque supermercato, drugstore italiani eccetera. È la versione da 100 ml che è appunto comoda per quando si viaggia e l'ho amata. Poi parliamo sempre di skin care, siamo sempre a un tonico, ho finito il Glow Tonic di Pixi, un tonico illuminante a base di acido glicolico un 5%, un tonico esfoliante illuminante. Io lo utilizzavo la sera utilizzavo questo tonico e mi è piaciuto tantissimo, finché poi non ho provato, e adesso ve ne parlo subito perché l'ho terminata la mini size, la luce liquida dell'estetista cinica. Allora, io i suoi prodotti si possono acquistare sul suo sito veralab.it e avevo in mente di provare un po' di prodottini, però non sapevo bene su cosa orientarmi. Ho acquistato un kit composto da 3-4 prodotti. Io ho preso lo smog kit, mi sembra, sì, perché c'è la crema zero smog, esatto, quello, ed ero curiosissima di provare la luce liquida, che è appunto questo tonico esfoliante, si chiama lozione illuminante anti impurità, e sono rimasta estasiata. Cioè, dopo due giorni io già vedevo un miglioramento della pelle, nonostante venisse appunto dal Glow Tonic, quindi avevo usato una cosa più o meno simile. Ho comprato la full size, mi è piaciuta tantissimo e la uso solo la sera. Si può usare da una a due volte al giorno, dipende un po' dal tipo di pelle che avete. Per il mio tipo di pelle, un normale misto in inverno, misto grasso in estate, fortunatamente faccio le corna perché poi quando lo dico domani ho i brufoli, con poche impurità. Questa mi è piaciuta tantissimo, è sicuramente il prodotto che ho usato che mi è piaciuto di più. L'altro prodotto, sempre che faceva parte del kit, che ho utilizzato è l'acqua micellare. L'acqua micellare senza infamia e senza lode, cioè un'acqua micellare che si può facilmente sostituire con un'altra, per esempio quella di Garnier, ecco, non mi ha lasciato... Non è il prodotto che fa la differenza, se ho ricomprato un prodotto che fa la differenza ed è appunto la luce liquida. Burro cacao o Jouer, anche questo è uno dei miei burro cacao preferiti. Ve lo dicevo nel video Get Ready With Me, quello che avete visto prima di questo, che appunto avevo iniziato un nuovo balsamo labbra nutriente perché avevo terminato quell'altro e resta uno dei miei balsami labbra preferiti. Poi buttiamo una beauty blender, la butto perché ormai è andata, sto usando già da un bel po' la Real Techniques, che preferisco sempre a questa, un po' perché costa la metà, fa lo stesso effetto e poi ha una forma che mi piace di più, cioè riesco a maneggiare di più perché ha una parte appunto tagliata e quindi riuscite ad essere un po' più precise, riesco ad utilizzare anche la cipria con quella, quindi no, beauty blender no, non la compro più, giuro che non la compro più. Poi allora, parliamo sempre di skincare. Ah, ecco, questo è il gel detergente che vi dicevo quando vi ho fatto vedere il tonico della linea di Rocher Hydra Vegetal. Questo è il fratello Gel Nettoyant, quindi è gel detergente. Io l'ho usato tutta estate, è un gel fresco, lava, lascia la pelle comunque idratata, ma allo stesso tempo molto fresca. È il gel che da sera mi piace dopo aver usato un burro struccante o comunque dopo aver
per la doppia detersione, mi piace tantissimo. Poi sempre un prodotto skincare, eccolo qua, un contorno occhi. Questo l'ho usato tutta estate ed è di Darphin. Io adoro anche i prodotti Darphin, mi piacciono tantissimo. Questo è il gel crema Regard Frais Continu, quindi sguardo fresco continuo. Sì, mi è piaciuto, però mi piace di più quello che sto usando adesso da mattina, che è di Origins ed è il Ginseng Eye Cream. Quello mi piace di più, credo che quello abbia un effetto freschezza immediato durante l'applicazione. Quindi un mini taglia di Kiehl's dello shampoo amino acid per tutti i tipi di capelli. Credo di averci fatto due lavaggi, sì, mi sembra che mi era piaciuto, però non mi ricordo più di tanto. Usato tutta estate, terminato, ed è il prodotto che sicuramente la prossima primavera tornerà nel mio mobiletto skincare, è il Estée Lauder Advanced Night Repair, il siero riparatore infuso di acido ialuronico più famoso nella storia della cosmetica da molti anni. Io lo uso sempre l'estate, anche perché lo utilizzo sotto il solare, è indicato anche per quell'utilizzo. Appunto, non solo ha un effetto riparatore super reidratante, ma ha un effetto preventivo per tutti quelli che sono i danni che la pelle comunque subisce, non solo esposta al sole ma anche quando ci sono i raggi di sole. Quindi per me è il prodotto da primavera a fine estate assolutamente da avere nella skincare, il mio siero preferito. Poi c'è qualcos'altro di skincare, c'è questo che è questa qui è di Freshly Cosmetics. Sapete che è un brand che potete trovare sul loro sito online, che ha tutti i prodotti non certificati CEA, perché non sono certificati, ma hanno un inci molto buono, molto naturale. Questa è una broom per il viso adatta a pelli miste e grasse, da vaporizzare appunto al bisogno durante la giornata o anche come tonico. Io lo vaporizzavo sul dischetto di cotone e la mattina me lo davo sul viso, me lo passavo sul viso. E ha un'azione regolatrice, perché all'interno ha della malachite, polvere di malachite, che ha un'azione sia sui pori, quindi un effetto restringi i pori, che di mantenere sotto controllo l'oleosità della pelle durante la giornata. Mi è piaciuta molto. L'unica cosa è che aveva questo profumo che a me non è che faceva tanto impazzire, è molto, molto labile, quindi dopo un po' spariva, però ecco, non era super profumatissimo. Passiamo al corpo, ho un altro bagno doccia di Fito Relax, la linea abbinata alle fragranze, alle eau de toilette. La legno di cedro e mandarino, che è una delle profumazioni che mi è piaciuta di più, e questo appunto è il gel doccia. Io vorrei che questo gel doccia li facessero anche in formato 300 ml, perché sono buonissimi e lasciano la pelle profumata. Adesso sotto Natale li trovate insieme abbinati al profumo nelle confezioni natalizie, quindi se dovete fare una bella idea di regalo, se dovete fare un regalo comunque volete provarli, c'è la possibilità di acquistarli in combo. Passiamo al make up, 4 prodotti. Allora, una matita di Chanel numero 34, sono arrivata alla fine, non si vede più, dovrebbe essere la natural o qualcosa del genere, comunque la 34 non si vede più il nome. Matite Chanel mi piacciono, ce l'ho da anni, poi hanno sempre un'ottima durata. Poi un primer per gli occhi, questo era quello di NYX, Proof It, è buono, una base occhi, un primer occhi che mi è piaciuto tanto. 24 Hour Brow Setter di Benefit, il gel per fissare le sopracciglia, che veramente le fissa perché le induriva in una maniera pazzesca. Se avete tanti le sopracciglia, tra virgolette, pelose, nel senso che avete i peli molto lunghi, comunque molto fitte,
e volete qualcosa che ve le disciplini, questo lo fa, questo ve le fissa in assoluto. Un altro mini prodottino di Benefit è il Bad Girl Bang mascara in mini taglia, che mi è piaciuto tantissimo. Ho paura sinceramente a comprare la full size, perché succede sempre così, provo un mascara in mini taglia e nella full size poi non mi piace tantissimo, però una chance gliela darò, perché ho veramente un mascara che mi è piaciuto tanto. L'ho provato dopo molto tempo rispetto all'uscita e quindi non ero più influenzata, condizionata dall'hype che girava attorno all'uscita mondiale di questo mascara, e mi è, devo dire, piaciuto. Tre prodotti per i capelli, sono due balsami e una maschera. Il balsamo è questo qui di Brochet della linea Anti Pollution, è una nuova linea per la cura dei capelli ed è praticamente una linea anti inquinamento, senza coloranti, senza parabeni, senza siliconi, per tutti i tipi di capelli. Piaciuta. Ho ancora lo shampoo, perché gli shampoo a me finiscono sempre tipo dopo due bottiglie di balsamo, però mi è piaciuta. Poi è stata lo shampoo, sia anche questo l'ho trovato, pur essendo un balsamo abbastanza districante, non mi ha mai dato problemi di alla cute. Sapete che io soffro comunque di dermatite e quindi alterno lo shampoo della farmacia specifico ad altri tipi di shampoo, cerco di fare almeno ogni due lavaggi di shampoo normale, uno di Restive Oil o Dark Cost, quello che ho al momento, e quello non mi ha dato mai problemi di prurito il giorno dopo, è andato sempre tutto bene, quindi è una linea che mi è piaciuta. Due maschere, altre due maschere sono queste, di questa ve ne ho parlato sempre su Instagram, è di sempre Freshly Cosmetics, 99% di ingredienti naturali, ed è la maschera in questa bellissima confezione che voi dovete tutto schiacciare, così mi dà una soddisfazione vedere tutta piatta, al karité, macadamia e olio di argan, nutriente, districante, assolutamente non pesante, io riuscivo ad applicarla anche per tutta la lunghezza senza che mi si appesantissero poi i capelli nella parte alta, insomma quelli più vicini alla cute, mi è piaciuta un sacco. E poi questa, che non è bio, non è naturale, è di macadamia, natural oil, di Prepare Mask, la versione da 100 ml che io compro e ricompro su Amazon, perché quando finisco una maschera magari abbinata ad uno shampoo che ho in uso, io ricompro questa perché è un jolly che mi tengo sempre, mi piace veramente questa questa, soprattutto se avete i capelli molto lunghi, la dovete provare. L'ultima cosa che avevo in fondo alla mia scatola, che adesso mi sta anche cascando, ok, è questa. Adesso oggi devo passare da Sephora e mi sa che me la ricompro. È di Too Cool for School, dei pecciocchi al Coconut Oil Serum. Bellissimi. Intanto erano super grandi. Vediamo se... No, non l'ho tenuto dentro. Comunque erano super grandi. Ma poi ragazze, a parte il profumino di cocco super piacevole, ma poi erano idratanti, effetto morbidezza sulla zona del contorno occhi. Li posso inserire fra i miei patch preferiti. Ho una classifica di patch contorno occhi, forse il patch contorno occhi è la cosa che mi piace di più in assoluto da provare, perché ho i miei preferiti, ma poi sono sempre alla ricerca di altri patch. E quindi questi mi sono piaciuti. L'unica pecca che va detta è che ce n'è una sola confezione in una bustina e dovrebbero costare, se non sbaglio, sui 5 euro, quindi non hanno un rapporto qualità prezzo rispetto ad altri, per esempio quelli di Pro S azzurri che vi faccio sempre vedere al collagene, che lì ce ne sono 3 allo stesso prezzo in una confezione, quindi non hanno questo formato convenienza, però sono buoni, quindi ogni tanto, insomma, se li potete provare. Ok, finito, ce l'ho fatta, la batteria non si è scaricata, è stata una corsa contro il tempo, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!